un olio a pomodoro, una margherita, una quattro gusti. Un olio a pomodoro, una margherita, una quattro gusti. Vai. La fantasia gastronomica dei napoletani si sbizzarrisce quasi esclusivamente nell'utilizzazione dei farinacei. Per esempio, nel condimento dei maccheroni, nel contenuto dei grossi panini consumati per strada, infine, nelle pizze di fantasia. Ma a questa esuberanza di fantasia fa riscontro la cronica carenza in fatto di proteine e vitamine, testimoniata dallo scarso consumo di pesce, che non sia quello di bassissimo prezzo, cioè sarde e alici, o l'illusione delle vongole, in cui il divario tra prezzo e valore nutritivo è massimo. Per generazioni, la pizza è stata il piatto del pescatore povero. La pizza, secondo me, deriva dall'antichissima focaccia. È un pugno di farina impastato con un po' d'acqua, appena lievitata, messa in un forno, che adesso sono elettrici, ma una volta era riscaldato a sarmenti di legna, si cuoce in poco più di un minuto, si può condire con una cucciaiata di salsa, con un filo d'olio, con un pugno di acciughette, con delle olive, con dell'origano, con dell'aglio perfino. Si può piegare, si può acquistare all'angolo di una strada, piegarla in quattro, mangiarla camminando. Economicissima, nutrientissima, assolutamente priva di tossicità. Lei può mangiare 10 pizze e resta così, indenne, perfino da un gonfiore di stomaco. La pizza può diventare un calzone, cioè può piegarsi intorno a un ripieno, diventa una pietanza opima, ricca, può restare poverissima. E ripeto, basta un filo d'olio, addirittura una cucchiaiata di strutto, una foglia di basilico, una spruzzatina di sale, e lei se la mangia. Caro Bob, come sta la vecchia Londra con lo smog? L'unica cosa che richiede la pizza è di essere mangiata non appena cotta, perché la pizza, direi, è fatto anche di aria. Se lei prova ad andare in una pizzeria tradizionale e si siede accanto a un forno, e le consiglierei di fare questo esperimento, di sedersi a un metro dal forno e a 10 metri dal forno, la pizza cambia sapore. È più buona a un metro dal forno, non appena cioè viene scodellata dalla bocca infiammata del forno, e le viene portato sulla tavola. Non appena lei affonda la forchetta e il coltello nella pizza, vedrà una specie di nuvoletta di odori, un fumo, che è quello che poi lievita dentro la pizza. Attraverso i secoli, o almeno attraverso gli ultimi decenni, ha avuto delle variazioni innumerevoli. Dall'antica e forse prima pizza di pomodoro e origano, la pizza alla marinara, si è venuto un po' corrompendo. Ci fu un pizzaiolo, un certo Brandi, il quale, per onorare a suo modo, ma non aveva altri modi disponibili, la maestà della regina madre, la regina Margherita, pensò bene di prendere un'altra dolce pietanza napoletana, la mozzarella, di farne dei pezzetti e di metterla a cuocere sulla pizza. Inventò la pizza Margherita. C'è stato chi ha fatto la pizza alle quattro stagioni, cioè ha diviso questo disco in quattro parti pressoché uguali, condendone ogni quarto in diverso modo. C'è stato un oste abbastanza furbo che inventò la pizza col segreto, cioè una pizza ripiegata su se stessa, di cui lui non voleva mai dire che cosa c'era dentro, doveva indovinare il cliente. Oh,
forse la pizza ha sostituito un po' anche la mancanza di carne. E noi non abbiamo pascoli e poi soprattutto non abbiamo mai avuto quattrini per comprare carne. Oggi, insomma, che il mondo alza le braccia atterrito per la mancanza di carne, il napoletano le scrolla le spalle e ride, perché in fondo non l'ha mai mangiata, o ne ha mangiata sempre di così poca. Sì, la domenica le strade di Napoli odoravano di ragù, odoravano cioè di questa carne messa a sobbollire in un bellissimo sugo di pomodoro. Ma magari la carne era molto poca, il sugo era assai abbondante e si sopperiva con i maccheroni. Ma il napoletano non ha mai amato molto la carne. L'ha scoperto negli ultimi tempi quando abbiamo giocato a fare i ricchi. È difficile, lo abbiamo detto, fare un discorso unitario sull'alimentazione in Italia. O tentare di ridurre a un comune denominatore la grande varietà dei modelli popolari e regionali. Alla molteplicità di questi modelli gastronomici si è aggiunta, negli anni recenti, la trasformazione operata dalla società dei consumi sulla tradizione contadina. Si può dire che la tradizione alimentare abbia compiuto negli ultimi decenni un duplice viaggio. Un viaggio nello spazio, da sud verso nord, al seguito delle masse di immigrati meridionali, e un viaggio nel tempo, dall'inizio del secolo a oggi.